Siamo riusciti a pinzare velocissimamente il direttore di gara Roberto Cavallo. Torno un attimino ai nostri microfoni di RBE. Vogliamo, innanzitutto, sei vestito, perché ci segue in TV, sembri un RIS, no, in questo momento. Spiegaci come mai anche questa tenuta, ovviamente. Beh sì, è vero, RIS, proprio quel RIS dei rifiuti, perché dai rifiuti si capisce tutto delle nostre vite, si capisce cosa abbiamo fatto, quanto maleducati siamo, se li abbiamo buttati troppo in giro. Sì, perché adesso noi apriremo, ecco, i sacchi, sì, dei, infatti, atleti che hanno attraversato l'arco di arrivo, e suddivideremo ogni materiale, plastica, vetro, rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche, li peseremo per materiale e assegneremo il punteggio ambientale. Okay. E per fare questo dobbiamo prendere un po' di precauzioni. Certo. Beh, certo, lo credo, sì. E quindi il punteggio sarà dato sul materiale che è stato raccolto, e poi, per spiegare bene ai nostri radioascoltatori, telespettatori, su che cos'altro? Cioè, hai detto punteggio ambientale, ecco, quindi sì, ci sono dentro non soltanto il peso, immagino, ma altre esatto, caratteristiche. Allora, noi adesso facciamo due operazioni. Una parte della giuria ha prelevato i tracker GPS che ogni atleta aveva, scarica la traccia ci restituisce il percorso che ciascuno ha fatto, chilometri e salita, e questo è il punteggio atletico. Okay. A questo si somma il punteggio ambientale. Noi, come dicevo, separiamo ogni singolo materiale, lo pesiamo in modo differenziato, separato, lo carichiamo, dei colleghi sono le bilance, colleghi ai sacchi, colleghi al computer. Il dato del peso viene trasferito ai computer, il computer è programmato, per cui il peso del vetro automaticamente viene moltiplicato per un fattore di correzione che trasforma in CO2 equivalente. Ah, okay. Per esempio, ci sono alcuni che hanno trasportato su un pallet di legno, sì, ma il legno non ha impatti ambientali, certo, perché la fotosintesi ha catturato la CO2 dell'atmosfera e l'ha tenuta in sé. Quindi si dice tecnicamente carbon neutral, cioè è neutra dal punto di vista carbonico. Per cui quel pallet vale zero. Ok. Qualunque peso lui abbia. Invece, certo, l'alluminio, ogni grammo di alluminio sono 8 grammi di CO2. Quindi un'insignificante lattina da 20 grammi sono 160 punti. Quindi vedete, un pallet da 8 kg è zero, una lattina da 20 grammi è 160 punti, con tutte le variabili che immaginate, pneumatici, batterie al piombo, insomma. Certo. Abbiamo visto di tutto prima sfilare, veramente è stata una sfilata pazzesca. E, senti, sempre dici un po' le tue sensazioni su come è andata tutta la manifestazione, anche se dobbiamo ancora sapere chi sarà il campione del mondo, ma rispetto alle altre edizioni anche. Allora, avevamo già fatto un sopralluogo prima nel campo di gara. Il campo di gara era stato perimetrato per dare un certo punteggio atletico, e da questo sono soddisfatto, perché ho visto che gli atleti forti dal punto di vista sportivo lo hanno sfruttato appieno, rimanendo nei confini. Penso a Paolo Bert, penso a, eccolo qua, mentre dico Paolo Bert lui passa dietro di noi, penso ciao, a Paolo. Marco De Gasperi, penso a Vitor Pereira dal Portogallo, insomma. Però ci eravamo accorti che c'erano molti rifiuti, quindi abbiamo tolto un'ora di gara rispetto all'anno scorso e addirittura 2 ore di gara rispetto a Valle Pellice. Ciò nonostante, avete visto la frase, sì, simbolica che mi è stata detta da un tifoso, è stato: se uno non lo vede, solo glielo raccontano, non ci crederebbe. Ecco, è vero. Descriva appieno quello che abbiamo visto transitare qui. È stata un po' una sfilata degli orrori, perché purtroppo la lacrimuccia quasi un po' arrivava a pensare veramente quello che è stato. Beh, abbiamo visto, per chi ci segue, abbiamo visto motorini, sì, frigoriferi, bicicletti, frigoriferi, lavastoviglie, pneumatici, come ci fosse. Insomma, questo purtroppo è quello che ci tocca vedere, ma in fondo è guardiamo la parte positiva. Oggi abbiamo portato, vedremo, ma secondo me saremo attorno, ecco, ai 2.300 kg, vedremo di quanto avrò sbagliato, ma sostanzialmente abbiamo raddoppiato lo straordinario risultato già dello scorso anno. Però vuol dire che questi si sono portati qualcosa come
una media di 60-70 kg a testa di media. E infatti lo stavamo dicendo prima, quando passavano eravamo allibiti a vederli dopo tutte quelle ore che hanno corso, che hanno, si sono chinati, hanno raccolto sotto il sole, poi addirittura arrivare poi nel finale poi trascinare dei pesi così grossi, in effetti ci ha lasciati a bocca aperta, sì. Guarda, complimenti Roberto, complimenti veramente per quello che fate. Adesso ti auguriamo buon lavoro, perché te ne tocca, mi sa, per sì, un po'. Diciamo che gli atleti hanno finito le loro fatiche, inizia la nostra di giudici. Mediamente ci impie... l'anno scorso abbiamo impiegato 4 ore e mezza, temo che qua ne impiegheremo più di quello che hanno fatto gli atleti, sì, a separare e pesare, però raga, questo è il bello ed è insomma il World Blogging Championship. Complimenti. Grazie Roberto. Grazie. Tra poco invece avremo Paolo Bert con noi, un atleta, subito, anzi subito, subito. Subito, subito. Grazie Roberto, ciao. Vieni, vieni, ciao. Vieni, vieni qua. Ciao. Eccolo qui. Ciao Paolo. Senti, come si fa? Sembrava vedervi da fuori una fatica pazzesca, già correre tutto questo tempo, piegarsi, raccogliere e poi trascinare quello che avete trascinato qui. Quanto ci vuole di allenamento, di preparazione per fare quello che avete fatto oggi? Ma sì, il preparamento e l'allenamento che facciamo noi, diciamo che è una cosa che personalmente lo faccio già ormai da 25 anni che faccio corse in montagna, quindi diciamo che un 5 giorni a settimana vado a farmi una corsa, un allenamento e poi via. C'è il lavoro, c'è mille cose, diciamo che io l'ho sempre solo fatto per passione, come per passione 3 anni fa ho iniziato a fare questa gara, io è quel terzo anno che faccio la gara di blogging, mi piace lo spirito, mi piace quello che lasciamo, mi piace anche alla gente che ci vede per i suoi paesi, sotto casa sua, raccogliere l'immondizia, penso che viene un po' sensibilizzata, poi via. Mi piace, allora questa volta sono venuto da Pinerolo, dove abito, un po' più in su anche. E, dove abiti a Pinerolo? Lavoro in 2 paesi, in Piemonte, quindi abito un po' a Bricherasio, un piccolo, sì, paesino di, e un po' a Pralli, che è un paesino già di montagna, okay, a 1400 metri. Dove ti puoi allenare? Dove lavoro, anche, dove faccio comunque lavoro per il comune, quindi come mio lavoro è anche quello di raccogliere immondizia. Ah, ok, quindi... diciamo che purtroppo lasciano fuori dei cassonetti, cioè certo, non lasciassero fuori l'immondizia dei cassonetti, potrei fare altre cose per il comune, però purtroppo passo molto tempo anche a raccogliere quello. E visto che conosci bene l'argomento, ti ha stupito vedere tutto quello che è arrivato qui oggi? Purtroppo no, perché io alle mie spalle ho migliaia di chilometri fatti a piedi, non in auto, quindi si vede, purtroppo vedo tante cose, però c'è cose che sono impossibili da, certo, portare a casa, ci vorrebbe dei camion, ci vorrebbero, non so alla fine come siano finite lì, cioè chi, esatto, abbia portato queste cose. Certo. E con che coscienza? Anche, soprattutto, cioè pensare a persone che per 7 ore corrono, si caricano sulle spalle, diceva Roberto, anche 60-70 kg e magari per buttare un paio di sci in un polo ecologico neanche ci si li carica in macchina e ci si dirige lì, in quel caso c'è proprio un 2 opposti, no, di esempi, di valori. E noi ringraziamo voi per questa competizione, siete tutti e tutte vincitori e vincitrici in un certo senso, e poi vabbè, vediamo domani chi verrà premiato. In bocca al lupo, grazie, per te. Cosa hai raccolto tu di più? Il rifiuto più brutto che hai raccolto oggi, che però probabilmente ti darà più punti. Sì, ma brutto non lo so, perché poi c'è cose che fanno più punteggio o meno, però purtroppo un po' di tutto, tantissime bottiglie, tanti pezzi di auto che non so come mai, cioè dovrebbero essere, sì, come portati, finiscano, infatti. Certo. Come finiscono anche filtri di auto, ma anche proprio pezzi di auto che in teoria dovrebbero il meccanico, cioè venire smaltiti, sicuramente erano rotti, però sono finiti lì. Grazie Paolo Bert per il tuo racconto, le tue emozioni a caldo di questa gara e per essere stato con noi su RBE, e incrociamo le dita anche per te per domani. Grazie, grazie. Ciao. 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 Ciao.